adesso cosa si fa? Facciamo un giro, restiamo. Sa qual è il suo guaio? Di avere troppi soldi. E adesso cosa si fa? Posso venire con una persona? Una persona? Vuoi fare l'amore qui? Avrà mica comprata tutto in casa. Il padre? All'anima che padre, mio padre solo papà gli mi dava. Lei lo conosce, mio padre? Sì, me l'ha presentato. E i suoi genitori? Dove vivono? Non me lo ricordo. A Cesena. Come va? Lei ci andrebbe con una donna come questa? Perché? Non è mica peggio di tante altre. Qualche volta? Sì, me l'ha presentato una volta. Venite a spasso con noi? Io? Sì. Ci sono degli uomini che sono felici quando trovano qualcuno che gli vuole bene e non vanno in giro a cercare altre donne. Sei tu, solo tu che sei così. È una disgrazia, una disgrazia. Ma io sono un disgraziato. È la mia disgrazia di aver incontrato te. Hai capito? Non ne posso più di averti vicino. Vattene via. Non è andata bene stasera. Ma va, mi è capitato un tartufo, mi ha dato 1.000 lire in pacchetto dei nazionali. Com'è, la giovane o vecchia? Boh, chi l'ha visto in faccia? Lei ci andrebbe con una donna come questa? Siamo sole. Mi
ci vorrebbe un'isola. Vorrei vivere in una città nuova e non incontrare più nessuno. A me invece Roma piace moltissimo. È una specie di giungla, tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene. Poi, ci vorrebbe un'isola. Se la compri? Lei lo conosce, mio padre? Sì, me l'ha presentato una volta. E i suoi genitori? Dove vivono? Non me lo ricordo. A Cesena. Ma non avevi detto che volevi essere accompagnata a casa? Sì. Perché non sei sola in casa? Sei sicuro di non aver sbagliato numero? Senti un po', Maddalena. Posso venire con una persona? Una persona? Perdoni, padre, ho sbagliato.